Allora, per quanto riguarda la partita, noi siamo stati tenuti per il naso per 20 minuti da Ferrara, che ha imposto alla gara il ritmo a lei funzionale per poter portare a casa la vittoria. C'è un ritmo basso con una difesa che ci desse l'illusione di essere aperti a ogni passaggio, costringendo giocatori ancora non maturi come Montano a fare i tiri che stavano in cielo interno e dando a loro la possibilità di giocare in contropiede. Noi avevamo tutta la settimana sottolineato questa loro grande capacità di segnare nei primi 10 secondi dell'azione, in questa mezza transizione che è pericolosissima perché avanzano facendoti pensare che stiano per chiamare qualcosa, invece tirano, sono molto bravi a fare questo. Noi ci abbiamo messo un tempo e mezzo a capire due cose. La prima è che oggi la difesa del contropiede nasceva dalla costruzione di tiri a 7 passaggi che costringessero loro a correrci dietro. E il costringerli a correrci dietro avrebbe rallentato la loro spinta in quanto stanchi e avendo loro a disposizione una panchina piuttosto corta. Ci siamo arrivati in tempo, ma proprio come quando si prende il treno che sta per partire all'ultimo secondo, ma ci siamo arrivati con un'altra buona prestazione dei nostri tre esterni, Sorrentino, Montano e Carraretto. Maxi Montano nella partita del primo tempo non ha capito assolutamente la mazza, con una buona, con partecipazione di Candi e una buona presenza all'interno del nostro reparto di lunghi esclusivamente di italiano, perché oggi Daniel è stato negativo e Raucci e Iannilli hanno fatto partita, a scuola mi dicevano, senza infamia e senza lode. Però c'è una, l'abbiamo portata a casa. E questa era l'unica cosa importante, perché la seconda e ultima cosa che volevo dirvi è questa. Noi, avendo giocato 6 partite senza un americano, quindi in una condizione di evidente inferiorità rispetto a tutti gli avversari di questa categoria, siamo a 8 vinte e 6 perse. E se pensiamo a come abbiamo perso le prime due, che probabilmente era in qualche maniera lo scotto da pagare, un tiro sbagliato di Raucci e il perso supplementare a Imola e quella assurda iniziativa di Italiano con palla in mano contro Mantova la seconda di campionato, dopo quelle prime due partite noi siamo a 8 vinte su 12 giocate. Tenendo conto lo stato di manifesta inferiorità con la quale stiamo affrontando questo campionato causa l'infortunio di Flowers, mi sembra un risultato complessivamente positivo, tenendo conto che erano 5 anni che non si giocava in A2 e che abbiamo affrontato questo campionato con la rosa che ha vinto il campionato di B2 l'anno scorso più 2 americani, dei quali uno non c'è. Allora, faccio questa considerazione perché di fatto questa partita sanciva la fine dell'anno sportivo, no? Cioè non dell'anno solare, ma noi ricominceremo a giocare a Chieti il 3 di gennaio, una partita che ci dirà al termine di giorno d'andata se saremo competitivi per i primi 6 posti oppure se dovremo giocare per il 7° e 8°. A oggi direi che, siccome finisco spesso con delle votazioni, il voto è salito a 7+. Quindi abbiamo preso i giocatori, che sono gli unici protagonisti di questo gioco, hanno preso un voto pieno in più rispetto a quello di qualche settimana fa. Adesso i giocatori avranno 2 giorni e mezzo di meritato riposo e cominceremo lunedì pomeriggio, una settimana molto importante perché andiamo a giocare su un campo caldo di una squadra che sta lottando per cercare di uscire, non so cosa hanno fatto oggi, non, oggi non hanno fatto niente, poi giocano dopo domani. Una squadra che sta cercando di uscire come era Recanati dai bassi fondi della classifica. È chiaro che per noi è una partita di grande importanza per capire quale sarà la direzione del giorno di ritorno, nel quale, al contrario di quello di andata, giocheremo una partita in più in trasferta rispetto a quella in casa.
però considerato tutto quello che ci è successo e considerato che anche oggi, dopo un primo tempo inguardabile, Montano è alla, credo, quinta partita in doppia cifra, voi capite che averci giocato senza per tanto tempo non è stato un dettaglio da poco. C'è la crescita di Sorrentino che è innegabile, della quale sono contento, mi auguro che lui non si sieda e che continui a pensare di doversi conquistare le cose. E poi, come ho detto ai giocatori nello spogliatoio, lo dico anche a voi prima di aspettare se c'è qualche domanda, siccome ho 53 anni e per quanto scarso io possa essere, i minutaggi dei giocatori dipendono da due valutazioni, da quello che hanno fatto durante la settimana in termini di qualità di lavoro, di intensità di lavoro, di relazioni con i propri compagni, di relazioni con lo staff tecnico, e in base alle necessità della gara, tutti i giocatori hanno quello che si meritano. Primo, perché non ho mai visto un allenatore, per quanto scarso, far giocare quelli scarsi e tenere in panchina quelli bravi. Secondo, perché ognuno ha quello che semina, non un minuto di più, non un minuto di meno. Ecco, se c'è qualcuno che deve chiedermi qualcosa. Provo io. Sì. Diciamo così, siamo alla terza vittoria consecutiva. Sì. Quindi diciamo è un primo, diciamo, sì, un momento. Ed è curioso, al di là del fatto di quelle che sono le tempistiche per il mercato, eccetera, che proprio in questi giorni sono cominciate a uscire fuori delle voci di arrivi, sì, ed eventualmente di cessioni, al di là della frase che avevi detto sulla selezione, sì, eccetera. Non rischia di essere in qualche modo il pisello sotto il letto di una principessa che sta cominciando a No, dormire. Questa è una cosa che mi fu chiesta da un tuo collega tanti anni fa. A questa cosa io rispondo sempre nello stesso modo. Che non, i giocatori devono trarre tranquillità e serenità dal loro lavoro quotidiano, non dalle informazioni sui giornali. Nel senso, noi facciamo un lavoro pubblico, visti i tempi anche discretamente retribuiti, e veniamo valutati settimana per quello che produciamo. Io la mitologia per il quale il giocatore deve stare tranquillo l'ho persa da tempo, perché se non sto tranquillo io non vedo perché devono stare tranquilli i giocatori. Altra domanda? Ma non può pesare a un giocatore andare in campo con la mentalità? Ma secondo te andare in fabbrica pensando che poi da un giorno all'altro comincia la cassa integrazione non pesa? Assolutamente. E cosa fa? Non ci si va più? No, ci si allora va. Si ha più paura, secondo me no. Anche perché chi fa il suo dovere non deve aver paura di nulla, perché siccome fa il suo dovere poi rimane, no? Quelli che non lo fanno prendono una pedata al culo, una cosa di una banalità assoluta. Non c'è la Fornero qua, non c'è niente, il Job Act, non c'è niente, c'è solo quello che tu produci sul campo in rapporto a quello che tu fai durante la settimana. E nessun allenatore al mondo mi ha mandato via un giocatore bravo, un giocatore che si relazionasse con i suoi compagni in maniera positiva senza rompere i coglioni. Nessuno, mai. Mai. Posso così, ragazzi? La chicca, però mi viene da dire, allora c'è qualcuno che rompe le... No. L'hai detta così, sì, brava. Nel suo complesso, insomma, dico che no. Il mito per il quale, appunto, il giocatore deve essere... Io quando sono... un'esperienza che ricordo... In peritura andai a giocare un po' con la Fortitudo, una partita con Real Madrid di Neurolega, e oltre a spiegarmi che vedevamo i giocatori del calcio che si allenavano lontano dal palazzo, e oltre a spiegarci che avevano 22 fisioterapisti per 22 giocatori della rosa, perché nessuno doveva innervosirsi ad aspettare nel lettino che un altro, perché sennò si innervosiva, ci spiegarono anche che i giocatori del Real Madrid avevano un call center che 24 ore al giorno risolveva qualsiasi tipo di problema, in modo tale che loro dovessero pensare solo al calcio. Io sono dell'idea che ogni tanto una fila imposta aiuta a dimensionare la propria vita. Una bella, sana fila di un'ora e mezza incazzati con una biscia alle poste. È una roba curativa. Perché dopo, quando torni qua, sei contento. Perché capisci che c'hai un culo mondiale. Sei pagato per correre su giù in mutande canottiera. Secondo tu. Grazie. Buon Natale, arrivederci. Ciao.